interesse, io mi limito solo a riprendere un paio di punti che in una relazione molto lunga come questa rischiano di sfuggire e sono fondamentali. Prima cosa, la contraddizione tra il bassissimo investimento in termini di sanità pubblica che lei ci ha mostrato e dall'altra parte però una resistenza legale in termini di legge che l'India fa sugli accordi TRIPS. Quindi questi sono due proprio passaggi diversi. La resistenza che l'India sta facendo a un'applicazione rigida degli accordi TRIPS ha portato a due dati che ha mostrato tra i tanti, e cioè che il 70% dei farmaci che sono venduti in India sono farmaci generici e che l'India produce il 20% dei generici a livello globale. Non è un caso che l'India è stata chiamata per parecchio tempo la farmacia dei poveri. Vi ricordate che a un certo punto continuava a tornare la data del 2005? Perché? Perché quando l'India... Allora, l'accordo TRIPS, quello sui brevetti, è fissato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quando l'India è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, come altri paesi, ha avuto la possibilità di avere alcuni anni a disposizione prima di mettersi in regola. Ha dovuto mettersi in regola sull'accordo TRIPS il 1 gennaio 2005. Prima l'India andava avanti con farmaci generici e un'industria fortissima di farmaci generici. C'è tutta una storia che adesso non affrontiamo, cioè l'accenno solo, uno dei punti nella battaglia per l'indipendenza dell'India dall'Inghilterra era la possibilità di avere un'industria nazionale dei farmaci, mentre l'Inghilterra obbligava l'India ad acquistare i farmaci dall'Inghilterra. Quindi c'è una storia lunga di farmaci generici e di codice etico di comportamento delle aziende indiane. Dal 2005 devono rispettare i brevetti, fanno una legge, sono obbligati per rispettare quei brevetti, ma non fanno la legge esattamente come la vorrebbe il WTO, lasciano degli spazi. Alcuni di questi spazi sono, per esempio, il divieto di brevettare qualcosa che già esisteva, che hanno modificato appena appena. Ecco perché il Tribunale dell'India, avete visto gli articoli dei giornali, ha rigettato molte richieste di brevetto fatte da alcune multinazionali, dicendo questi prodotti c'erano già, le modifiche che avete fatto sono poche, questi prodotti vengono da qualcosa che era già in natura. E poi hanno una legislazione che permette, ancora prima che il farmaco entri in commercio, alle associazioni rappresentanti di interessi collettivi di aprire una causa per bloccare la brevettibilità, dimostrando o che esisteva prima oppure che c'è un interesse collettivo superiore all'interesse del profitto. Questa è una situazione molto particolare dell'India e per questo che ci abbiamo tenuto molto a rappresentare questa situazione. Proseguiamo la nostra sessione, la parola al professor Gianni Tognoni, che oltre a tutto quello che ha detto ha la responsabilità, buona o cattiva, lo direte voi, di essere stato, quando ho cominciato a fare la medicina, uno dei miei punti di riferimento su anche l'impostazione culturale da dare alla professione medica, credo non solo mia, ma insieme a tanti altri personaggi come Manca Carlo, eccetera. Insomma, è stato un punto di riferimento e ancora per intere generazioni.